Quindi io darei subito la parola a Paolo Stranieri di Arpa Umbria, perché Arpa Umbria è l'altra arpa che insieme a Arpa Val d'Aosta gestisce la parte, diciamo, ovviamente insieme a tutte le altre agenzie, insieme ad ISPRA, tutta la parte collegata più sul versante ricerca. Ecco. Abbiamo voluto approfondire, attaccare questo ragionamento sulla ricerca e ovviamente il sistema a valle dei ragionamenti fatti in precedenza. Prego sì. Paolo Stranieri, prego. Grazie, buongiorno. Io intanto porto i saluti del direttore Canapini, che è stato trattenuto da altri impegni e quindi non è potuto essere presente oggi a questa giornata, che sicuramente conoscendolo l'avrebbe interessato tantissimo, perché i temi sono stati tutti di alto, altissimo livello, e lui si affascina a questi dibattiti. Io discutendo molto rapidamente ieri sera col direttore, non ripeterò tante cose che sono state dette, perché effettivamente fanno tutte da contorno e da contesto a quello che è il nostro operato. Noi abbiamo come sistema di fronte tutte le sfide che ci sono state in qualche modo proposte e rilanciate stamattina, in un rapporto continuo fra agenzia, mondo della ricerca, ma anche territorio e cittadini. Ma credo che nell'operato di tutti quanti noi quotidianamente si debba affrontare una richiesta di informazione, di dati sempre più puntuale, sempre più precisa, sempre più legata a delle situazioni anche soggettive a volte, che vanno dalle imprese che devono presentare un progetto, fare un'autorizzazione, richiedere un parere, fino al cittadino che invece è dall'altra parte a proporci una domanda di dati ambientali, di conoscenze ambientali che ne tutelino il benessere, il loro stato di salute e la loro quotidianità. Io prima si parlava di PM10 di 20 anni fa, io penso molto più recentemente, per esempio, il ruolo e l'importanza che il tematismo degli odori e dell'impatto odorigeno sta assumendo in tantissime nostre realtà, dove noi siamo chiamati poi anche a dare delle risposte che oggi sono un po' nella terra di nessuno, perché non abbiamo quei riferimenti che a volte dal punto di vista normativo danno certezza al nostro operato, quindi ci lasciano anche con a volte delle difficoltà operative non indifferenti. Quello che noi possiamo anche come agenzia volevamo portare dei piccolissimi contributi. Facciamo un intervento breve a due voci, proprio perché da qualche tempo stiamo sperimentando come muoverci nel nostro piccolo contesto regionale per entrare in queste dinamiche, entrare in qualche modo nel 4.0, nel coinvolgimento degli stakeholder, nella partecipazione, perché poi ci accorgiamo che molti di questi meccanismi, anche di grande respiro, se non sono bottom up, se non sono partecipativi, probabilmente non riescono ad essere efficienti ed efficaci fino in fondo. Noi stiamo operando proprio per andare al di là di quanto si diceva anche nel precedente intervento, cioè anche noi siamo lo strumento della regione. Però stiamo anche cercando degli ambiti di dialogo diversi con la Regione, per esempio nel campo delle valutazioni di impatto ambientale, nel campo delle valutazioni ambientali strategiche, cioè quei temi che portano poi alla sostenibilità della gestione del territorio, alla sostenibilità nel dialogo con i comuni che fanno i piani regolatori, con i cittadini che intervengono nei processi partecipativi, nelle varie, con le loro osservazioni e con le loro richieste. Ecco, questo è nel piccolo quella forma di ruolo dell'ARPA che ci stiamo sentendo un pochino di promuovere a livello regionale, unitamente a quel grosso dialogo col mondo dell'industria, perché adesso probabilmente con Giuseppe ne vedremo alcuni piccoli aspetti,
Molto si gioca anche sulla reazione che l'industria stessa ha rispetto a queste domande, quindi l'introduzione di best available technologies, gli investimenti fatti sulla sostenibilità ambientale, in progetti innovativi e così via. Non ultimo l'uso di sensoristica, stiamo per esempio portando avanti una serie di piccole iniziative là dove ci sono criticità significative nel nostro territorio, una fra tutte il Ternano con le acciaierie, con una qualità dell'aria che ha le sue problematiche, dove cerchiamo di sperimentare anche sensoristica a basso costo e che possa essere magari anche un punto di contatto e di ragionamento con il cittadino. Faccio un esempio per tutti, stiamo ancora sperimentando, perché siamo in seconda fase di un progetto, anche piccola strumentazione personale che può essere utilizzata a livello individuale per poter avviare un ragionamento su livelli effettivi di esposizione della popolazione, ragionare con l'ordine dei medici anche su le ripercussioni che queste informazioni hanno per quanto riguarda poi ambiente e salute, che è uno dei temi che va per la maggiore, diciamo, negli ultimi anni. Ecco, questi sono alcuni esempi di quelli che i nostri dati che quotidianamente vengono prodotti. Noi siamo dei serbatoi formidabili di produzione di dati attraverso i monitoraggi, attraverso i controlli, attraverso le ispezioni, i sopralluoghi, le analisi. Noi ho visto rapidissimamente la presentazione fatta di recente, mi sembra da Talluri, dove parliamo di milioni e milioni di dati. Saranno questi big data di cui tanto si parla? Probabilmente sì. Cioè, il sistema agenziale nel suo insieme ha una produzione non solo enorme ma anche ripetuta e quasi quotidiana di queste informazioni. Noi abbiamo fatto un esempio di un lavoro che stavamo facendo, solo i parametri analizzati ad oggi per le acque superficiali e sotterranee nella nostra regione piccolina superava i 3 milioni e mezzo di dati. Quindi solo questo dà un po' l'idea di che cosa possiamo avere in mano. Un'ultimissima cosa, e poi lascio la parola a Giuseppe, è questa, che proprio per rispondere alle sfide dobbiamo continuare a pensare a lavorare in qualità, ma non dico la qualità di alto livello, anche quella piccola, quella del nostro operato quotidiano. Io ho preso in mano 3 anni fa il sistema informativo agenziale, che era già ben strutturato dal punto di vista informatico, ma faccio un esempio banale, almeno il 20-30% dei dati non sono georeferenziati. Oggi per le nostre esigenze questo è un problema che non possiamo più avere, noi dobbiamo andare oltre questo, dobbiamo educare i nostri operatori e i nostri tecnici che sono parte di un meccanismo anche molto più grande di noi, ma che se quelle informazioni non sono propriamente prodotte e propriamente gestite vanno poi perse per sempre. Ho una bellissima analisi ma non so dove è stata fatta e quindi non la posso utilizzare per fare analisi e offrire quadri conoscitivi anche molto articolati agli interlocutori che mi richiedono. Io mi fermo qui per rispetto dei tempi.